Ciao a tutti e benvenuti su Perceptions, il canale dove si parla solo di percezioni olfattive. Oggi continuiamo con la serie di video boccette colorate di un unico colore e ovviamente oggi facciamo i toni del blu e dell'azzurro. Ovviamente la maggioranza dei profumi che hanno una boccetta blu e azzurra sono profumi acquatici, ozonici, freschi, a volte agrumati, comunque che rimandano l'estate e l'azzurro del mare tipicamente. Ad ogni modo ci sono anche dei profumi che non sono acquatici marini e scopriremo quali. Cominciamo subito, cominciamo appunto con ciò che tutti ci aspettiamo, un profumo estivo. Prendiamo ad esempio il Mandarino di Amalfi di Tom Ford. Questo è un profumo che qualche anno fa regalai al mio compagno e come potete vedere gli è molto piaciuto, difatti l'acqua si è finito. È un eau de toilette ed è un profumo estremamente fresco, estivo e unisex. Può essere utilizzato da chiunque ed è una bellissima interpretazione del genere. È ovviamente un profumo agrumato fresco. Ci sono all'interno, ovviamente, come dice il nome stesso, note agrumate, quindi note di mandarino, limone, bergamotto, pompelmo, ma anche note aromatiche come, ad esempio, tra le altre, perché ce ne sono tantissime, la menta, il basilico, la foglia di ciso, e abbiamo anche, la salvia, ma abbiamo anche note speziate come per esempio il pepe nero, il coriandolo, insomma c'è un po' di tutto, i semi di coriandolo. Quello che sostanzialmente andate poi a sentire come odore è un agrumato non troppo amaro, non troppo aggressivo, leggermente non cremoso ovviamente, però con un qualche fondo balsamico, diciamo, anche se balsamico è una parola grossa, per essere chiari. Però appunto un bel profumo agrumato, purtroppo di performance scarsa. Difatti ai tempi lo trovai in offerta durante un evento di beneficenza della Estée Lauder e decisi di acquistarlo, altrimenti non l'avrei mai acquistato a prezzo pieno, perché ve lo sconsiglio dal momento in cui, pur essendo un profumo favoloso, veramente ottimo nel suo genere, ha una tenuta pessima, ma d'altronde è normale con profumi agrumati, non ci si aspetta granché. Un altro profumo prettamente estivo è sicuramente il Roberto Cavalli Paradiso Azzurro. Questo è un profumo che è lanciato sul mercato per le donne, però onestamente parlando è del tutto unisex. Intanto guardiamo la boccetta, che è di un azzurro stupenda. Insomma, mi piacciono tantissimo questa linea di boccette di Cavalli. Si trova sui riscontri online veramente ad ottimi prezzi, quindi vi sconsiglio di pagarlo troppo, nel senso, credo che anche ormai in profumeria si trovi scontato, l'ho visto spesso la linea Cavalli scontata. Ad ogni modo, questo è un profumo floreale fresco, consigliatissimo per l'estate, proprio ottimo. Io l'ho utilizzato solo d'estate, come vedete, la scorsa estate lo ne ho utilizzato abbastanza, che ovviamente non era il mio unico profumo estivo. Essenzialmente questo apre molto fresco, è aromatico con lavanda, bergamotto e appunto note agrumate. Ha un cuore di gelsomino e poi nella base, che si sente anche attraverso il resto del profumo, quindi già quando lo spruzzate in realtà lo sentite, cipresso, quindi molto fresco, molto aromatico, e legni vari, cashmere. Allora, è un profumo che io utilizzo tantissimo d'estate. Ha una leggerissima, cioè queste connotazioni aromatiche, la lavanda e il cipresso, gli danno una leggerissima sfumatura quasi da aftershave da uomo, però resta sempre femminile. È molto interessante, è molto androgino
quindi estremamente unisex. Questo è un classico profumo che se lo portate in vacanza potete utilizzarlo entrambi in una coppia. Quindi è un profumo completamente unisex, molto molto semplice da utilizzare, che appunto vi consiglio. Boccetta spettacolare sotto la luce. Un altro profumo del genere, fresco estivo, diciamo, è secondo me il profumo di Nina Ricci. Ovviamente questo non è aromatico, però è un bel profumo estivo. Ora, un attimo che me l'ero spruzzato, lo rispruzzo così sento l'apertura. Intanto vi faccio vedere la boccetta che è fenomenale, come vedete anche questo sfruttato durante la stagione estiva. Profumo. Adesso è un po' difficile da reperire, ma si trova ancora online. Allora, questo profumo l'ha fatto Sophie Lab. È della linea dell'Extase, quella che ha fatto Cushion. Ed è un profumo estremamente dolce, quindi per chi ama i profumi dolci, ma cerca un profumo dolce utilizzabile d'estate, perché spesso i profumi dolci sono soffocanti d'estate, questo potrebbe fare al caso vostro. Praticamente apre col ginger, il pepe rosa e il limone. Ha un'apertura fresca ma dolce. Poi nel cuore ha il fiore di Champaka e il gelsomino. Dovete sapere che il fiore di Champaka è un fiore leggermente cremoso, che sa di pulito praticamente. Nei profumi viene spesso interpretato con una nota pulita, quindi gelsomino e Champaka per dare un odore di pulito, una sensazione di profumo che sa di pulito. E poi c'è l'ambra grigia, la vaniglia e il muschio. Questo è un profumo dolce, vanigliato, con fiori leggermente cremosi che sanno di pulito, dei fiori quasi esotici ma puliti, molto più puliti che esotici. Mi sa che mi sono dimenticata di dirvi il nome, scusatemi, scusatemi, aspettate, ve lo giro bene così lo potete anche leggere. Vediamo se ce la faccio. Non riesco a farlo mettere a fuoco. Eccoci qua, Chant d'Extase. Sono de Parfum di Nina Ricci. Boccetta magnifica, profumo fresco, dolce, con un odore molto estivo. C'è qualche accordo ozonico o marino. Comunque, dolce, estivo, sa di pulito e ha appunto il ginger e gli agrumi, insomma, che danno questa connotazione di dolce ma estivo, piacevole, rinfrescante. Ora, un altro profumo proprio prettamente estivo, secondo me, è questo di Jean Paul Gaultier, Flirt Terrible. Sarò breve su questo profumo in quanto a tutti i profumi di cui ho parlato finora, a parte appunto il Tom Ford, che ha performance abbastanza scarse, ma è normale, è un profumo totalmente agrumato e uno de toilette. Tutti gli altri hanno delle performance medie sullo scarsino, diciamo, ok? Questo è quindi 5 ore, 6 ore massimo. Questo invece è l'ultimo di Jean Paul Gaultier. Ho anche la recensione dedicata sul video, sul canale, che lo trovate anche in italiano. E nulla, praticamente questo è un profumo acquatico ambrato floreale, molto interessante, una creazione di Quentin Beach per Jean Paul Gaultier, per la linea Labelle, si chiama Labelle Flirt Terrible, e vi consiglio assolutamente di provarlo perché a me piace, cioè dovete amare gli acquatici, se amate gli acquatici amerete, e i floreali acquatici, amerete questo profumo. Io amo molto i floreali acquatici per l'estate, li preferisco di gran lunga agli agrumati. E quindi di conseguenza vado ad amare questo tipo di profumazioni. Infatti sto aspettando l'estate, adesso l'ho solo provato un po' questo profumo, aspetto l'estate per sfruttarlo e godermelo in sostanza. Boccetta magnifica, l'unico difetto che ha questa boccetta è che portarla in vacanza diventa un po' complesso, essendo molto grande e pesante, però vabbè,
ce la faremo andare bene, che dobbiamo fare. Comunque, magnifica. Poi invece un profumo primaverile è questo. Il nome del profumo è molto in tema con il nostro tema di oggi per il video. This is not a blue bottle. Questa non è una bottiglia blu, una boccetta blu. Ora, a parte che è bellissimo, questo è un profumo di Stuart Parfum, è bellissima questa confezione a mio avviso. Questo sostanzialmente è un profumo che sa principalmente di lilà e di Lang Lang. Per lo meno queste sono le note che risaltano di più al mio naso. Ovviamente, come avrete già capito se avete visto qualche video dei miei, io sono una grande appassionata del Lang Lang e quindi lo sento ovunque, quindi non saprei dirvi se anche voi lo sentirete così tanto come me. È un profumo di un profumiere italiano, Luca Maffei, è molto bravo, e nulla, ovviamente quando lo spruzzate si andate proprio a sentire l'odore del lilà, anche a volte per me è simile all'odore del glicine, se ce l'avete presente. E tra l'altro ha un accordo pulito, cioè il credo che sia il mughetto che c'è nel cuore dà un'idea, dà una sensazione di pulito con questo profumo. È un pulito fiorito, un profumo fiorito, delicato, ma allo stesso tempo con un odore deciso dei fiori, ma non sono fiori indolici, sono fiori delicati, puliti e che si sentono, ma non hanno nessuna connotazione né animalica né indolica. Una bellissima boccetta, un bel profumo, perfetto per la primavera. Se quando sbocciano i fiori volete sentirvi anche voi un fiore fresco e pulito, questo è il profumo che fa per voi. Restando sul tema fiorito, l'ultimo profumo fiorito che abbiamo oggi, ho questo profumo di Shea and Blue, molto in tema, che si chiama Scarlet Lily. Allora, Scarlet Lily è un profumo che io ho acquistato nella mia ricerca disperata del giglio perfetto. Eccolo qua. È un profumo di una casa profumiera di nicchia inglese, che appunto si chiama Shea and Blue, forse la conoscete perché è molto famoso il loro profumo al caramello salato, che ho cercato di acquistare ma ancora non sono riuscita ad acquistare in quanto è sempre out of stock. Comunque questo profumo ha come note loto, giglio asiatico, lang lang e ambra. L'ho comprato al buio, ovviamente basandomi sulla piramide olfattiva, dove c'erano note che io comunque amo. Allora, che cosa vi posso dire? Non mi fa impazzire. È un buon profumo fiorito, sì. Ha qualcosa di strano. Per me è un po' vintage. Non è vintage come uno può intendere i classici profumi a fiori bianchi. No, non in quel senso. Però c'è qualcosa di vintage in questo profumo, non vi saprei dire cosa. E no, non è un profumo al giglio perfetto, no. Non mi ricorda il giglio per come lo intendo io. Esattamente, quel che mi ha tratto in inganno anche qui il marketing, il nome che è Scarlet Lily, e nel marketing, nelle immagini del marketing di questo profumo, si vedevano i gigli rosa, quelli coi pistilli viola per intendersi. Che in inglese si chiama Stargazer Lily, che è un giglio molto preciso, che è stato inventato in California, sì, mi pare in California, che è stato il primo giglio, il primo tipo di giglio che sostanzialmente guardava le stelle piuttosto che guardare verso il basso, perché una volta i gigli guardavano verso il basso, però ovviamente non erano molto piacevoli da vedere col fatto che avevano la, diciamo, la campana del fiore che guardava verso il basso. Adesso invece guardano verso l'alto, e questo tipo di giglio si chiama appunto Stargazer, il giglio che, Lily, che vuol dire appunto giglio che guarda le stelle. Dopo, diciamo che l'apertura è la parte peggiore per me, è quella che ha quell'odore un po' vintage,
Dopo nel cuore è meglio, però è estremamente fiorito, quindi a meno che non siete dei grandi amanti dei floreali, non ve lo consiglio perché appunto potrebbe darvi molto fastidio, è molto pungente l'odore fiorito, quindi nel caso provatelo prima di acquistarlo. Questo decisamente non è un profumo da blind buy. Io l'ho fatto, ma diciamo che amo molto i floreali, però lo trovo un pochino challenging, ve lo dico onestamente, ce l'ho da un anno e come vedete ne ho usato ben poco. Non è cattivo, semplicemente è un po' challenging, molto floreale. Infine vi voglio parlare di un profumo gourmand che ho acquistato di recentissimo, praticamente ce l'ho da neanche una settimana, ed è un profumo di Nathalie Lawson per la linea esclusiva di Chopard. L'ho trovato a un ottimo prezzo e quindi ho voluto approfittarne. Allora, praticamente questo profumo al mio naso sa di... è un gourmand, cioè Nathalie Lawson, per chi ancora magari non la conoscesse bene, è una grandissima profumiera che ha lavorato con tutti i marchi, sia marchi economici che marchi estremamente costosi, è responsabile delle appunto linee di private, ma anche altri tipi di linee, di tantissimi marchi, Maison Lancôme, Chopard in questo caso, ma anche altri, ma ha fatto anche profumi con Zara, quindi diciamo che è una profumiera molto eclettica. Una cosa, ciò che, per cui lei è veramente famosa sono i profumi con sfumature gourmand, e questo non fa eccezione. Non lasciatevi ingannare dal nome Vaniglia del Madagascar, diciamo che il nome è ciò che ha catturato la mia attenzione all'inizio, ma poi in realtà il profumo non sa molto di vaniglia, nel senso che ciò che io ci sento in questo profumo è polvere di matcha o tè matcha in apertura, quindi avete presente un bel matcha latte con l'odore del matcha latte che sa appunto di polvere di matcha e schiuma di latte. Poi ci sento il Gen Matcha, che è un tè verde giapponese con il riso tostato nel cuore. E al dry down mi ritorna un matcha più tendente magari al tè verde. Ecco, questo è quello che io sento in questo profumo. Per me questo profumo sa di matcha o di tè, con quelle sfumature di diversi tipi di tè. Per chi dovesse conoscere i tre diversi tipi di tè, capirete che cosa intendo dire. Ma soprattutto la differenza nel bersi un matcha latte. Secondo me l'apertura è proprio un matcha latte, quindi c'è probabilmente la vaniglia che fa quell'effetto anche del latte, no? Della schiuma di latte. E poi nel cuore c'è appunto questo odore di gen matcha, quindi il tè verde giapponese con il riso tostato. E poi nel fondo si sente di nuovo proprio il matcha, ma più come polvere di matcha, quindi l'odore che fa la polvere di matcha. Le note dichiarate sono bergamotto, matcha e fiori d'arancio in apertura. Nel cuore abbiamo vaniglia, bourbon e caramello, e immagino il caramello dia quell'odore di tostato. E nelle note di base abbiamo il cedro e il vetiver. Come vi ho detto, comunque, qua stiamo parlando di matcha latte. Scusate, ma qua le impronte sono ovunque. Matcha latte in apertura, gen matcha, quindi tè verde con riso tostato nel cuore e ancora polvere di matcha sul fondo. Questo è quello che vi posso dire di questo profumo, e a me piace tantissimo, non tanto perché sono sia una grande amante dei gourmand, ma perché io adoro il tè, specialmente il tè verde, e ho molti ricordi associati al matcha. E nulla, questo credo proprio che sia il nostro ultimo profumo blu. Questo video è venuto un po' più lungo del solito, mi dispiace. Spero comunque che vi sia piaciuto. Se così è stato, datemi un like al video, cliccate quindi sul mi piace, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e se siete interessati in questo tipo di contenuti. E non dimenticatevi di attivare la campanella delle notifiche per essere avvisati di quando rilascerò i miei prossimi video. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata e spero di riavervi con me al mio prossimo video. Ciao!